sempre presenza là. In che senso? Perché mi hanno dato una confezione vuota? Chiedetemi un qualcosa che veramente io non sopporto fare. Fare la spesa. Ma da quando purtroppo vivo da sola, non vivo con la mia famiglia, devo farla per forza. E ogni volta è un casino. La rimando 700 volte, mi compro le cose a caso, compro sempre pasti pronti, preferisco andare al ristorante. Però ultimamente mi sono messa questa cosa di fare la spesa con un budget, ok? Perché sennò spendevo troppi soldi e non aveva nemmeno senso. Poi molte volte io compravo le cose proprio a random, così a caso. Purtroppo non riuscivo da sola a mangiare quello che compravo. Quindi ho deciso Jing, sia per non buttare soldi a caso, perché bisogna dare valore, importanza ai soldi, sia per non sprecare cibo, ho deciso di dare questo budget, che è alto, però se magari sfora tipo di, che ne so, 2-3 euro scialla. Oggi faremo una spesa intelligente. Poi a volte sono veramente, in questa casa sono veramente troppo organizzata e troppo ossessionata dall'organizzazione, della pulizia e tutto. Infatti a volte mi organizzo proprio i pasti, dico oggi mangio questo, ma poi divido anche tipo, che ne so, il sugo, lo divido in 3 pasti, divido la pasta, ho dei problemi. E oggi vi farò vedere quello che mangia una studentessa fuori sede una settimana, così potete prendere ispirazione, oppure una persona che vive da sola. Io non vivo completamente da sola quando lo dico, vivo con un'altra ragazza, però essendo che faccio la spesa da sola è come se vivessi da sola. Quindi oggi vi farò vedere quello che ho comprato, la mia colazione, le cose, gli snack, le cose pronte tra virgolette, le cose più semplici, magari quando ho fame mi mangio un qualcosina, perché molte volte se non vi comprate queste cose poi avete fame per tutto il pomeriggio, poi non state bene, cioè, magari voi no, perché vi fanno la spesa i vostri genitori, però quando vi rendete conto, quando, se siete delle studentesse fuori sede, lo sapete benissimo. Con la spesa di 58,91 euro abbiamo preso queste cose. Inizia ora il vero unboxing. Allora, non mi piace come lui abbia cosato queste buste, anche perché io le buste le uso molto spesso come per contenere qualcosa, quindi mi dà fastidio anche sprecarle. Qui abbiamo il pesce, che puzza tantissimo, ma è 6,62 euro, dove ho preso un'orata e gli anelli di totano, che sono praticamente, è il pesce. Pesce. Poi passiamo a questa, che dovrebbe essere la carne. Ok, e abbiamo preso il bollito, che mi serve per fare i brodi con le minestrine, eccetera, eccetera. Soprattutto l'inverno lo faccio io, è buono, è troppo buono, ti riscalda, è piacevole e così. Poi abbiamo preso pollo, che non pensavo costasse così tanto, 5 euro per, non lo so, 3 o 4 fette di pollo, un altro coso di pollo. E qui abbiamo una fracosta con l'osso di vitella. Ok, qua forse ci sono gli snack che ho preso. Ho preso alcuni snack perché, raga, cioè quando studiate o quando tipo editate, quando fate qualcosa, è bello avere degli snack. Allora, questa dovrebbe essere la parte della pasta di cereali. Ho preso il pan bauletto per fare i toast, infatti poi vedrete. La pasta Rummo, che è la più buona, assieme alla decetto, mi hanno sempre detto così. Poi ho preso delle stelline per il brodo, raga, l'ho sempre preso da piccola. Mi sono scordata i formaggini. Oh my gosh, comunque troppo buoni, cottura molto molto veloce, molto semplice, quindi top. Poi finalmente mi sono decisa a prendere l'avena, i fiocchi d'avena, perché la mattina i fiocchi d'avena per la colazione è perfetta, perché ti riempie tantissimo e ha tipo sostanza e quindi non hai fame dopo 2 secondi della tua vita. Questi snack, rice snack pizza, che non l'ho mai provati, non sono fritti, non sono fritti e sono fiorentini, non vedo l'ora di assaggiarli. E poi ho preso una passata in generale per fare il sugo, per fare qualcosa di, per fare il sugo insomma, principalmente. Comunque la persona che mi ha fatto la spesa stra organizzata, molto più di me, che ha diviso tutte le cose. Ok, qua abbiamo un congelato, fagiolini, che anche questi sono tipo stra semplici da cucinare e sono stracomodi. Io ho anche gli spinaci in bustiamisi e raga, veramente troppo troppo buoni. Ok,
Insalata con la carne è veramente perfetta. Di solito è troppo grande, ho preso una versione piccola, ma di solito non riesco mai a finirla in tempo, che si fa cattivo. Infatti mi dispiace troppo, questa cosa mi dà veramente fastidio. Abbiamo preso una zucchina, limone, perché il limone serve sempre. Poi odori, ovvero per fare il brodo, per fare le cose, servono sempre gli odori, anche per fare il sugo, avete capito? E poi una melanzana. Non so se avete visto, se le mie storie su Instagram, io ho letteralmente una cartella in evidenza con tutte le ricette che faccio, e è ritornata finalmente l'epoca, l'era della melanzana al forno con il pan grattato. Voi non potete capire quanto è buono. Più presto possibile. Poi vediamo qua. Abbiamo tortellini per il brodo. Un altro pacco di tortellini, perché Gino non ha mai voglia di cucinare, quindi estraiti. Poi abbiamo lo sconto. Questo cos'è? Bon roll classico, preparazione di carne, che è molto semplice, lo metti in forno e praticamente è pronto. Questi qua, che sono praticamente per fare i toast, l'ho presi apposta proprio per fare il toast, non pensavo fossero così poco. E assieme a loro ho preso le fettine senza lattosio. Però queste l'altra volta non mi hanno fatto male, quindi vanno bene. Però ho letto senza lattosio, che palle. Avevo anche chiesto senza lattosio, vabbè. Comunque spero che queste non mi facciano male, perché non ho sempre preso senza lattosio. In che senso? In che senso? Scusa, ok, queste sono piene. E qui. Perché mi hanno dato una confezione vuota? Lo adoro la mattina, il caffè latte di Starbucks, oppure anche il cappuccino. Mi piacciono tutti in realtà. Anche se questo, anche se diciamo costicchia un po' per quello che c'è, però a volte ci può stare la mattina. E poi, come ultima busta che non riuscirò ad aprire, abbiamo i brodi pronti. Quando Gino non ha voglia di cucinare, ha il brodo pronto, che non consiglio di bere. Cioè non lo so in realtà se non lo consiglio, però è un sacco easy per chi non ha mai voglia di cucinare come me. Però molto meglio farlo da sola. Ok, le buste sono praticamente finite. E niente raga, io con 60 euro ho preso tutte queste cose, che mi dureranno spero almeno una settimana, forse un pochino di più, magari inviterò qualcuno a cena eccetera eccetera, quindi mi dureranno di più. Però questo è quello che riesco a comprare in una settimana, e soprattutto ho preso anche cose, snack, cose da mangiare, ho preso abbastanza cose, ok, che magari alcune durano anche nel tempo, cioè non è che le finisci subito. Però niente, sono abbastanza soddisfatta della mia spesa. E niente, questo era il mio svuota spesa. Ok, qui avete veramente, vedete veramente quante cose ho preso. Io non sono una brava casalinga, cioè, no, cioè, cosa? Io non sono una di quelle mamme che le mamme sanno sempre cosa comprare, questo comprare, quello comprare, quello non lo comprare perché non è in sconto, quello non lo comprare perché il prezzo è troppo alto. Io non so niente di questo, e quindi anche se faccio la spesa da 3 anni, 4 anni da sola, prendo sempre le cose che mi vanno, mi piacciono, eccetera, eccetera. I still need to recover from another love. Oh, would you be here for me? Never met your